Maddalena scopre che il maestro, il Cristo, è dentro di lei. Ma quando lo scopre questo? Quando toglie il giudizio, quando riguarda la sua vita alla luce di una conquista, lei sa che ogni porta che ha scelto di aprire gli mostrerà semplicemente quella che vuole vedere. Capisce di essere proprio una di essere il Cristo stesso, il femminino del Cristo, intendiamo bene. Quindi un'espressione del Cristo stesso. Quindi rivaluta anche il suo corpo a questa luce come uno strumento meraviglioso. Ogni donna è incinta di un sole. Personalmente io credo che ogni donna, e anche ogni uomo, che ogni donna e ogni uomo ha in sé, in ogni sua piccola molecola, nell'anima, nello spirito, nel corpo, questo grande sole, no? E finché non arriva a farsi una certa domanda, a lavorare per conoscere qual è la verità, a scoprirsi e risvegliarsi, questo sole lo obnubila, lo chiude, credendo di avere dei limiti, frustrazioni, disagi, e non sa che dietro questo sole ci sono i loro sogni, ci sono i suoi sogni più belli, che sono lì che palpitano, che chiedono soltanto di essere espressi, di essere liberati. E solo e soltanto quando si comprenderà che questo sole non è un sole che vive di luce riflessa, bensì è un potere che noi abbiamo dalla notte dei tempi, e che per godere di questo potere e portare anche gli altri a godere di questo potere, noi dobbiamo semplicemente disinquinare fisicamente e metafisicamente quello che è l'aspetto effimero della nostra vita. Noi, e soltanto noi, siamo l'osservatore al 100% della nostra realtà. E quindi cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo la responsabilità totale della nostra realtà. Quello che io intendo nel mio libro per sogno è il pensiero. Quello che noi pensiamo è energia. E vibrazione. Allora, che cosa accade? Secondo questo concetto scientifico, accade che il pensiero, l'immaginario su cui noi ci focalizziamo, quindi i nostri sogni, i nostri desideri, quello che noi pensiamo sia la nostra realtà e vogliamo ed è la nostra realtà, il nostro pensiero focalizzato su questo collassa, questo è il termine tecnico, che vuol dire si manifesta, si rende manifesto nella materia, nella realtà. Quindi se mettiamo, io penso di essere una meretrice e mi focalizzo su questo pensiero, no? Quindi gli do il mio focus, gli do la mia attenzione, inevitabilmente quello che io collasserò, quello che io manifesterò nella mia realtà sarà fatto della stessa sostanza, della stessa natura di questo mio pensiero, e quindi le condizioni che si verranno a creare intorno a me, quindi mi riferisco a tempi, eventi, persone, cose, saranno esattamente quello che io penso.